Il più grande inganno, terra e spazio. Un grande, grasso, grosso grazie per essere su Canal 104 Plus. Comunico che sul primo canale Brighton ho pubblicato la canzone sottotitolata Faccende da scimmie e sul secondo canale YouTube uno short inedito. Chi è sagace, ovvero che dimostra o denota intelligenza pronta e perspicace, acume e avvedutezza, non ha bisogno di altro oltre a quello che è stato pubblicato sulla pagina Indice Alfabetico in oltre 8 anni come libero ricercatore per capire in che grande, grasso, grosso inganno ci hanno, o meglio ci stanno allevando. Non viviamo su una sfera come ci insegnano, ma il nostro è un meraviglioso regno piano ed immobile, e il pensiero libero come questa affermazione viene demonizzato. Se fate domande, se fate le vostre libere ricerche, se cercate di trovare la vostra risposta personale, venite ridicolizzati, venite ostracizzati e molto spesso etichettati come cospiratori quando non vi appiccicano il termine di complottista. Ci sono cose delle quali potete discutere liberamente, dove potete fare domande tranquillamente, dove potete parlare di tutto quello che volete. Se il Milan è meglio della Juventus, quali stagioni di serie televisive sono le migliori? E potete passare la vostra intera vita su cose frivole come queste, che in realtà non hanno assolutamente alcun peso per voi, ma tutte queste cose esistono semplicemente per distrarvi dalla realtà. E nel momento in cui si inizia a guardare dentro a quello che veramente ha importanza, quando ingoiate la pillola rossa, ecco che venite allontanati. Uno degli argomenti vietati da qualche secolo è la forma della nostra Terra. Quello che ci impartiscono è che la Terra è un globo enorme, che sfreccia nello spazio a velocità spaventose, gira su se stessa attorno al Sole e col Sole si muove nella galassia che a sua volta si sposta allontanandosi dalle altre. Quello che ci insegnano fin dalla nascita è che la Terra è una enorme palla con molteplici movimenti contemporanei. Ma noi non percepiamo nessuno di questi movimenti perché rimaniamo sempre fermi e stabili, sempre. Vi elenco alcuni titoli da studiare. Ripeto, da studiare, non da imparare a memoria come ci hanno insegnato fin da piccini, per capire che tutto questo non è possibile. L'importante playlist Fisica della Kryptonite, o Kryptonite se preferite, con tutti i suoi calcoli delle forze. Il video Il sistema solare velocità nella Via Lattea. Ed inoltre conservazione di moto costante? Assolutamente no. Se pensate o credete che l'argomento della Terra piana sia una invenzione moderna, dovete sapere che esistono studi e libri stampati da secoli, ma che non vengono presi in considerazione dal 1800. Cercate attraverso le oltre 3000 voci sulla pagina Indice Alfabetico. Terra piatta non è una psyop della CIA, è il globo. Contiene una lista di libri storici fra cui alcune traduzioni in italiano da scaricare. Per chi ha analizzato la playlist aerei, ha compreso che oltre alle rotte aeree sopra una palla che le ruota sotto, non hanno senso su un globo e quanti argomenti di quelli che insegnano nella narrativa ufficiale sono stati smantellati. Un paio di esempi. Come volano gli aerei sopra il Polo Nord con l'ingegner Brian Mulling e come volano gli aerei sulla Terra che ruota sempre con l'ingegner Brian Mulling. Il problema di questa palla della palla è che il secolare nuovo ordine del male non si è fermato qui, ma l'ha estesa nello spazio. Esistono un sacco di fotografie famose della Terra dove ci raccontano che sono state fatte dallo spazio, dalle navicelle spaziali e che gli astronauti hanno scattato attraverso gli oblò. Ci hanno detto che queste fotografie sono vere, ma come molte altre cose non sono vere, sono fake, sono finte. Sono immagini realizzate con programmi di computer grafici, ovvero immagini CGI, e ci mostrano un sacco di immagini generate coi computer grafici, dove ci mostrano come appare ipoteticamente la Terra da migliaia di chilometri dallo spazio. La NASA e gli stessi produttori di queste immagini ammettono questo. Analizzate i video Trappist-1 e le fotografie della NASA.
e stiamo abituandoci ad accettare come realtà altre ridicole immagini in CGI come fossero vere. Osservate questo video rilasciato dalla NASA, palesemente falso, dove dicono che mostrano la capsula che si stacca dalla Stazione Internazionale Spaziale prima di tornare a Terra. È incredibile. Secondo il mio personale punto di vista, è un test per vedere l'intelligenza, meglio la stupidità, alla quale è arrivato l'essere umano ipnotizzato. Vi ricordate quando lo scorso anno l'India è atterrata sulla Luna mostrando un video assolutamente fake? Sembrava un videogame degli anni 90. L'India mostra sempre dei video pazzeschi, sicuramente battono il record. Trovate diversi video sulle realizzazioni dell'India se avete sete di scoprire altre farse distribuite come verità. Attraverso queste cose dovreste capire che sono tutte cose vergognose, ma molte, moltissime persone si ciucciano e digeriscono tranquillamente tutto questo. Perché? Perché fin dalla tenera età ci raccontano questo e sono passate generazioni di ignavi che sognavano e tuttora sognano di fare l'astronauta. Ecco perché quando si cerca di dire che l'intero mondo è sbagliato, impazziscono. E posso aggiungere che sono talmente condizionati che arrivano al punto di pensare che addirittura fare domande su ciò sia stupido. Le persone sono troppo insicure intellettualmente da pensare che sono state prese in giro per una vita e non vogliono essere etichettate come stupide o negazioniste della scienza. Inoltre si sono talmente innamorate dello spazio, come è successo a me, ero quasi fanatico, ma tutto questo è avvenuto attraverso la propaganda dello spazio. Pensate solo ai primi cartoni animati del viaggio su Marte realizzato nel 1950, prima ancora del falso allunaggio avvenuto nel 1969. Cercate Marte, programmazioni del viaggio iniziata nel 1950. E da allora i film e le serie sullo spazio escono quotidianamente, ma nessuno ha mai superato quella che chiamano l'orbita bassa. Cercate le due voci e sappiate che da quella quota non si vede il globo. Ascoltate. We're so used to looking at maps or globes. In low Earth orbit, you don't see a globe. In low Earth orbit, you don't see a globe. Se l'astronauta Bill MacArthur dice questo, siamo in grado di comprendere perché continuano a mostrarci queste immagini di un globo rotante? Bene. Per ora mi fermo qui e non dimenticate che è indispensabile prendere visione della playlist La storia perduta della Terra piana prima di scrivere commenti basati sul credo dell'indottrinamento subito. Alcuni video sono stati bannati, ma li trovate sempre tutti attraverso il prezioso indice alfabetico. Chi vuole la pappa pronta su questo canale non la trova, la trova solo chi cerca con volontà. E non dimenticate i due libri in pronta consegna, Il risveglio, pubblicato il 29 aprile 2019, e Il secolare nuovo ordine del male, uscito lo scorso 1 settembre 2024. Grazie di aver guardato fino in fondo.